E alle 18.49 abbiamo passato Deserto, che è la terza canzone dell'album. La terza traccia del concept. Dove è arrivata la nostra protagonista? Ma in un posto qualsiasi, nel deserto. Diciamo, questa sta a simboleggiare un po' la solitudine, nel senso di il punto di non ritorno. Lei sta proprio a metà quasi del viaggio e qui si rende conto che tante delle forze le deve trovare dentro di sé. Quindi la speranza di incontrare le persone del primo brano svanisce e lascia un po' il posto anche magari alla malinconia, al senso di solitudine, appunto, che si può provare nel deserto, di solitudine. Però detto così sembra una cosa tragica la Joy Division, invece c'è la speranza. Infatti il brano successivo parla proprio di questo, Il brano successivo dura 9 minuti. Eh sì, è una cavalcata quasi progressive. Lo sentiamo nella nostra messa in onda delle 7. Però ti volevo dire, mi sembra, non so che, di Divina Commedia. Sbaglio? Sì, una urbana, però va bene. Diciamo, è una Divina Commedia vista un po' da Beatrice, visto che il personaggio è femminile. Sì, diciamo, e soprattutto è un po' figlia di questi tempi, perché è sintetica. È una Beatrice New Age. Sì, è brava, è più New Age. Questa è più punk, sta Beatrice, che New Age, a dire la verità. Però, sì, effettivamente, cioè, il bel senso del viaggio fa parte un po' della letteratura. Adesso non voglio parlare con i blasfemi. La ricerca interiore, diciamo, è sempre stata presente nei scritti. Sì, è un po' questo concept album, mi ricordo, parla anche di questo, questa ricerca. Sì. Poi appunto, essendo molto urbano, comunque è figlio dei tempi nostri, non so, tra libri lunghissimi, ma un viaggio di mezz'ora, molto sintetico, un viaggio in metropolitana, due o tre fermate di metropolitana, diciamo, virtualmente, e questo è il... Beh, secondo me se te la fai da Laurentina... Ci mettite più? Te la ascolti 4 volte. Da Laurentina e Bibbia, sì, 80 volte le senti l'album, sì, e poi... Sì, quindi la velocità delle poi tanto a Tiburtina la fermano per qualche per una buona mezz'ora. Quindi un'altra volta te lo giri. Quindi potevo fare un disco doppio tranquillamente. Esatto. Posso calibrare su questo il prossimo. Comunque, sì, esatto. Pensiamo un po' alla metropolitana. Comunque, torniamo alle origini della band. Sì, diciamo, tu sei il membro storico. Sì, ma vai, senti vecchio, però. Vabbè, no, invece sì, no, è un po' la fiaccola olimpica che si porta. Ci deve essere qualcuno che la regge. Che la... Sì, anni. sì, che se regge il moccolo di sta vicenda triste. Vabbè, la croce di Sergio la porto io, ma me l'hanno appioppata. No, beh, scherzi a parte, me la sono ritrovata, perché alla fine anche questo è un percorso, è un viaggio. Per cui succede che lungo il percorso qualcuno si perde, qualcuno c'è la determinazione nel voler continuare, altri cambiano assolutamente interesse in maniera pacifica, cioè è una selezione naturale. Sì, non sempre bisogna finire nello scannarsi. Ma infatti, no, vabbè, ma noi siamo una band paciosa, cioè siamo psichedelici rilassati, proprio il mood nostro comunque è dub, quindi siamo tranquilli. Senti, però torniamo proprio come l'idea lisergia, proprio come è nata? Allora, nel lontano 2000. Nato nel lontano 2000, diciamo, era una band che per certi versi già esisteva. Poi ha cambiato, ha mutato forma e si è, diciamo che ha preso l'assetto, diciamo, ufficiale, molto virgolettato, ufficiale, perché alla fine siamo sempre una band super underground, per cui l'ufficiale non ci abbiamo niente, e ha preso l'assetto del trio. Questo dal 2000, siamo stati un trio fino al 2012, e abbiamo cambiato uno o due chitarristi, ma che si sono alternati nel tempo e sono tornati, però diciamo che lo spirito originario di questo trio era quello di fare musica dal vivo, suonare in più situazioni possibili, che fossero sia mainstream che underground. Infatti abbiamo fatto 2 volte il team tour, abbiamo fatto pure una partecipazione volante al Festival de Napoli, siamo stati su Radio Rai e abbiamo fatto anche festival più rock e più sotterranei, e abbiamo alle spalle in 12 anni dal 2000 fino al 2012 della prima formazione più di 100 concerti e tanti CD autoprodotti, di cui appunto 3 CD ufficiali e una miriade di singoli, EP e cose tipiche che si fanno nell'underground, che ogni canzone che fai la butti su CD autoprodotto. Non so perché mi date l'idea di una band da vinile. Ci avete mai pensato a rifare un vinile? Avessi i soldi, sì. Volentieri, come no? Sì. Mi dà un'idea anche di ottimo di De André. A me mi danno tutte idee. Ma che fa, sei un grande, diventi ufficio marketing ufficiale di Lisergia, da paura. Beh, grazie, questa è una bellissima cosa. Beh sì, il vinile è il vinile. Non voglio fare il nostalgico. Il vinile è monumentale. Quello è il modo, penso, più caldo per fissare la musica su un supporto. Che a me poi ultimamente, ammetto la mia ignoranza, ma non so, mi dicevano, anche perché più che ignoranza non abbiamo ancora avuto il tempo di constatarlo,
il sì. CD dura davvero in eterno? Ma che ti devo dire? Io comunque ho dei CD ancora, poi da poco tempo già, quindi ancora non si sa. No, perché io ci pensavo qualche tempo fa, perché nella mia collezione ho dei CD comprati tipo, che ne so, nel 90, nel 95, nel 97, ma che risalivano a, che ne so, magari al 1985. Parlo di alcune cose dei New Order o dei Miles Davis, che sono state magari ristampate solo nel 86 e poi non sono più state reincise. E quindi io questi ce l'ho ancora, me li sento. Che quanto dureranno? Cioè magari domattina non so più buoni rischiare. Sta cosa cioè, ci pensavo. Ancora il dilemma, ancora sì, non anche comunque so, alla fine sono massimo 30 anni. Quant'è che c'è il CD, insomma? Metà anni 80. Nel 90 ha preso piede completamente. Sì. Se andiamo a vedere gli articoli 31, infatti, adesso hanno fatto l'LP, loro uscirono nel 93. Esatto. E uscirono direttamente il CD. Esatto. Senza... E quindi insomma, siamo sì, quindi quella... andiamo a vedere. Ma io te butto lì un'altra cosa. E la musicassetta? La musicassetta si smagnetizzerà come il CD? Come più o meno io ce ne ho parecchie, si sono smagnetizzate molte. Vedi? Più o meno capito. Seguono il processo della videocassetta. Quello, alla fine il nastro è quello. Quindi niente, io per esempio c'ho un sacco di videocassette, di musicassette, ma non lo saprò mai. Mi fido di quello che dici te perché non le posso più ascoltare. No, a me alcune mi sono smagnetizzate, ma non so se sia la mia cattiveria nel tenerle. Esatto, un po' sul termosifone la voce. Sul termosifone no, perché però magari una botta di sole, qualcosa. Sì, beh, certo. Siamo ancora c'è il dilemma. Però nel dilemma intanto noi ci ascoltiamo una canzone di 9 minuti, esatto. Calendì Maggio, che si divide in A e B. Esatto, in due parti. Wow.